Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico. In questo episodio del colore prepping parleremo del concetto del bug out vehicle. Allora, innanzitutto il bug out vehicle non è un mezzo per andare a fare la guerra. Il bug out vehicle è un mezzo che serve per tirarvi fuori dai guai mentre eseguite il vostro piano Prepper. Se non lo avete fatto, io vi suggerisco di andare a visionare il podcast precedente, come pianificare una strategia Prepper. Quindi il bug out vehicle è il mezzo che vi permette di raggiungere l'extraction point. Il bug out vehicle può anche diventare un bug out bag, nel senso che se per tipo di rischio che avete valutato la strategia principale consiste nell'avere un rifugio mobile, allora il bug out vehicle si fonde con il concetto di bug out bag, diventando un caravan, una roulotte oppure un furgone abitabile o qualcos'altro. Come può essere un bug out vehicle? Principalmente, più probabilmente sarà la vostra utilitaria per la città, un motorino, la motocicletta, la bicicletta, la motocicletta, la vostra auto di famiglia. Può essere immediatamente il bug out vehicle, dato che salendo tempestivamente a bordo vi permetterà di raggiungere l'extraction point tramite il percorso segreto, più corto o più lungo e con meno traffico, ma in ogni caso con meno rischi, che avete precedentemente pianificato nella vostra strategia prepper pensata a tavolino. Riprendiamo quindi i due esempi del podcast precedente, come pianificare una strategia prepper, e ragioniamo intorno al bug out vehicle. Se io vivessi a Messina, mi porrei obiettivamente il problema di un mega terremoto e di un mega maremoto. Il concetto di bug out bag si declinerebbe in un bug out vehicle, quindi un caravan, una roulotte oppure un furgone abitabile da parcheggiare in zona sicura, lontana dalla città, in zona rialzata, in zona presidiata contro atti vandalici di terzi. Una normale auto non sarebbe un bug out vehicle sicuro, che probabilmente andrebbe distrutta nel terremoto, finendo sotto le macerie oppure portata via dall'onda anomala del maremoto. Supponendo di essere riusciti a scampare vivi al terremoto, l'obiettivo principale sarebbe di fuggire via dall'imminente maremoto, e quindi, immaginando di essere riusciti a scappare via di casa sani e salvi, con sul groppone un piccolo emergency escape kit, un buon mezzo di fuga potrebbe essere un motorino oppure una bicicletta, meglio ancora a mio avviso a piedi, in modo da allontanarsi quanto prima e il più rapidamente possibile dalla città per evitare l'imminente arrivo del maremoto. Obiettivo: raggiungere il caravan o la roulotte precedentemente parcheggiata in zona sicura a qualche chilometro di distanza. E qui la forma fisica e l'età obiettivamente, e anche il numero dei, diciamo, familiari da portarsi dietro, indubbiamente sono variabili che devono essere conteggiati, per cui magari potreste pensare ad una motocicletta oppure a più di un motorino. Se io abitassi a Firenze, indubbiamente, e se abitassi in una zona a rischio di esondazione, il bug out vehicle sarebbe un piccolo canotto con un paio di remi da tenere in casa. Una volta terminata la tempesta, con qualche metro d'acqua tutta fangosa nelle strade con molti detriti che dilagherebbero ovunque, il miglior bug out bag, o comunque bug out vehicle, sarebbe probabilmente un piccolo gommone con remi, attenzione, non un banale canotto da mare, che probabilmente finirebbe per forarsi subito a causa dei detriti presenti nell'acqua fangosa. Quindi un piccolo gommone
sarebbe un ottimo mezzo per allontanarsi dalla zona allagata e raggiungere un posto sicuro precedentemente costruito in zona rialzata. In casa, infatti, l'acqua potabile, la corrente elettrica, il riscaldamento e l'acqua per i servizi sanitari non sarebbero molto probabilmente disponibili. Questo a meno che non ci si fosse organizzati prima con delle riserve proprie ed un piccolo generatore elettrico a benzina. In qual caso il bug out vehicle, ossia il gommone, piccolo gommone, non servirebbe dato che si deciderebbe di rimanere in casa. Mi dispiace un po' deludere i potenziali ascoltatori di questo podcast, ma ragionando sul bug out vehicle, come si può vedere, i super jeeponi 4x4 in colore mimetico oppure mega camion 4x4 per girare nel deserto, in questo podcast non ce ne sono. L'Italia è una penisola altamente urbanizzata, a rischio maremoti, terremoti, frane, slavine, tornado, medicane, shock idrici ed eruzioni vulcaniche. Per cui i mega jeeponi paramilitari 4x4 in colore mimetico servirebbero a ben poco. Ragioniamo rapidamente di alcuni elementi qualitativi tipici di altri potenziali bug out vehicle che possono fondersi con il concetto di bug out bag. Veicoli che possono essere rintracciati sul mercato anche con poca spesa, rivolgendosi appunto nel mercato dell'usato. Fate molta attenzione alle caratteristiche qualitative dei mezzi che via via vi riporterò, perché a seconda di queste i vari mezzi esaminati potranno essere ottimi bug out vehicle e bug out bag in alcuni scenari di catastrofi umane e naturali non terminali, spendendo relativamente poco, oppure essere mezzi completamente inopportuni per altri tipi di contesti. Sono rintracciabili sul mercato tantissime roulotte, specie nel mercato dell'usato, a prezzi veramente ridicoli. Tenete presente però che in una roulotte le persone devono viaggiare in auto e non possono stare in roulotte. La roulotte come bug out bag è obiettivamente un'ottima risorsa, ma tenete a mente che resta comunque l'auto il mezzo di emergenza che traina la roulotte. La roulotte è sicuramente uno strumento come bug out bag e bug out vehicle molto economico, specie se ci si rivolge al mercato dell'usato. Ha un basso costo di manutenzione, in quanto solo due pneumatici da cambiare, e un bassissimo costo di revisione. È più economico obiettivamente che comprare un camper sia nuovo che usato. Tenete presente però che occorre agganciare la roulotte al veicolo. Occorre montare appunto in auto lasciando la roulotte per ripartire, e soprattutto la roulotte deve stare in un luogo stazionario, quindi vigilato, che vi permetterà quindi di avere, diciamo, un rifugio sicuro, però ovviamente il rifugio nella zona deve essere presidiato. Il camper ha una velocità di crociera più elevata di una macchina che si trascina la roulotte. Il camper ha una manovrabilità migliore, il camper ha una partenza più rapida in caso di emergenza, dato che si rimane tutti all'interno del mezzo e basta poco praticamente per raggiungere i posti di guida, piuttosto che nella roulotte che occorre uscire e poi raggiungere il mezzo, l'automobile, dando per scontato che l'automobile sia sempre agganciata alla roulotte. Il camper ha una rapida svalutazione. Nuovo i camper costano tantissimo, ma nell'usato, diciamo, è possibile rintracciare mezzi usati con praticamente prezzi più modici. Tenete presente però che il camper è un camion, quindi la meccanica, motore, freni, gomme e ammortizzatori subiranno la usura, quindi se lo comprate usato dovete mettere in conto anche una manutenzione completa del mezzo. Ci sono delle criticità comuni tra la roulotte e il camper: la gestione delle acque bianche, delle acque grigie, delle acque nere e i tubi del gas. È importante tenere sott'occhio il riscaldamento e il raffreddamento, che se elettrico possono praticamente
disintegrare le relative batterie a bordo della roulotte del camper, quindi vi occorrerà dei generatori. Attenzione al rischio dei gas e emissioni di gas di CO2, in particolar modo questa è pericolosissima, specie se pensate non in ogni caso di mettere delle stuve a combustione interna. Io ve lo sconsiglio vivamente perché sono veramente delle trappole mortali. Comunque, in ogni caso, sulla roulotte, sul camper vi occorrono dei rilevatori di gas e di CO2. Effettivamente roulotte e camper non sono veicoli stealth perché sono relativamente grandi o comunque si notano, quindi non passano di certo inosservati. Un furgone abitabile invece di solito non ha il riscaldamento, quindi è più freddo. Non ha il problema delle acque bianche o grigie perché non ha praticamente il bagno e non ha nemmeno praticamente la zona del vano cucina. È più economico all'acquisto, dato che anche acquistare un furgone trasformandolo in furgone abitabile senza gabinetto è relativamente facile, molto economico. In taluni casi può non essere necessaria la omologazione. È un mezzo rapido che vi permette di muovervi agevolmente sia come velocità che come rapidità di manovra, e non è nemmeno necessario lasciare in mezzo per raggiungere praticamente il posto guida, dato che è un tutt'uno come il camper. Posso stare in tutte le aree di sosta, dato che è estremamente anonimo come look, e quindi io vi consiglio di dare un'occhiata, di pensare a questa strategia del furgone abitabile con un look anonimo, perché indubbiamente potrebbe essere un'ottima via anche per mantenere un basso profilo. Tutti i mezzi hanno problemi di riscaldamento e di raffreddamento elettrico e quindi ne dovrete fare a meno. Dovete fronteggiare i rischi di CO2, gas e emissioni di CO2 che sono mortali, e quindi dovrete avere dei rilevatori all'interno, diciamo, di questi mezzi, oppure fare a meno completamente del riscaldamento e del raffreddamento, sfruttando al limite quello che vi può offrire il furgone abitabile con il motore acceso. Il furgone abitabile ovviamente non ha i servizi sanitari, quindi docce, lavabi e quant'altro dovrete praticamente appoggiarvi su altri risorse, come ad esempio delle strutture di un campeggio. Al limite vi potete aggiungere nel furgone abitabile un WC chimico, ma comunque in ogni caso l'autonomia è ridotta, ma potrebbe essere un'ottima soluzione appunto per un breve periodo di 24 ore. Ok, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!